non facciamo mai beneficenza, amore. Persino i fumagalli la fanno. Fiamma mi ha detto che loro aiutano un'associazione per la ricerca scientifica. Dovremmo farla anche noi, no? Beneficenza? Mm. Io la faccio tutti i giorni all'autonoleggio. Con Romani. Andiamo a dormire. Quindi tu praticamente finanzi la ricerca scientifica. 3.000 euro è una bella cifra, eh? Allora, tu cacci questi 3.000 euro e te li scarichi, li abbatti dall'imponibile. Sì. Così l'aliquota scende sotto la fascia e voilà, le gens sont fait. E anche quest'anno il sottoscritto evita la stangata e si mette in tasca 8.500 euro tondi tondi. Te capi, Fumagalli? Mi sembra di arguire dal tuo volto che di questa cosa te non ne sai niente. Io? Ah, Fumagalli, ma io da mo' che sovvenziono ospedali, scuole, però tutte in posti lontani, voglio dire, non mi ricordo mai il nome. Ecco. È bravo. Tiri sull'ospedale e mandi giù l'imponibile. Sì, ma io per scaricare dalle tasse, voglio dire, non è che posso versare quelle 4 lire che versi te, perché io ho un volume d'affari, quindi a voi a sovvenzionare. Oh, scusa. Ah, telefonata di lavoro. Vabbè, ciao Trigoria. Ciao. Romani, zitto, senti. Perché io e te non parliamo mai di beneficenza? Perché? Non la beneficenza che faccio a te dandoti uno stipendio che non te meriti. Va bene, vieni qua subito a casa mia. Ma che me frega che è sabato? Romani, mi meraviglio di te. La beneficenza non può aspettare. Sbrigati. Romani, ma che sono sti Debriano? Ricostruire e tornare a vivere. Che? È il Debriano della Onlus che vi ho detto, ho fatto i calcoli. Ci bastano 2.000 euro per risparmiarne 4.000 col gioco dell'aliquota inferiore. Che faccio, stacco l'assegno? E certo, Gagliardo, noi diamo 2.000 euro. Ciao, e risparmiamo 4.000. Tesoro, senti, con Romani abbiamo deciso quest'anno di dare in beneficenza 2.000 euro a questa Onlus che Romani conosce molto bene. Senti, però io a me piacerebbe molto aiutare questa associazione che ha la sede proprio sotto casa qui. È un'associazione di giovanissimi medici volontari. Chi se ne frega che sono giovani volontari, scusa, voglio dire, io do i soldi della beneficenza a 4 dottorini che non sanno come passare il weekend. Sempre meglio che passarlo in casa, in tuta, come qualcun altro che conosco io. Io durante il fine settimana in tuta mi occupo delle piante, un'attività ecologica che non inquina, tesoro. E poi mi dici una cosa, che cos'hai contro la nostra Onlus? Ma niente, e tu che cos'hai contro la mia? Silvana, come sei ingenua. Ma guarda che la beneficenza è una cosa seria. Non si sceglie un'associazione da aiutare soltanto perché ci viene comodo, perché ce l'abbiamo sotto casa. Ah, mi stai dando della superficiale? Beh, allora sai che ti dico? Che non si sceglie neanche di continuare a vivere con un uomo solo perché ce l'hai dentro casa. A chi lo faccio l'assegno? Vabbè, fallo all'associazione che dice mia moglie, perché tanto, secondo me, l'importante è farla, la beneficenza. E poi, a chi va va? A chi va va? Mi fa paura quando corre all'improvviso, non lo so, pure all'autonoleggio lo fa ogni tanto. Pia e corre via. Regalo 2.000 euro, rientro di 4.000 euro, perché non ci ho pensato prima. Dovevi vedere la faccia che hanno fatto quando gli ho dato l'assegno, dovevi esserci. Anzi, è meglio che tu ci sia, perché vogliono ringraziarti di persona. Ma no, Stelassa, ma no, io sono solo lo strumento della tua beneficenza, della tua bontà. Tu sei il cervello. Romani, dov'eri? Dottore, ero di là perché mi era venuto un dubbio quando stavamo parlando qua dell'associazione. Sì. Avete già firmato l'assegno? Sì. No, perché mi era venuto un dubbio, allora sono andato a controllare via internet le onlus. Parla, Romani, che dubbio? Dottore, ma ecco, c'è stato un problema che... È nato un problema che... Un problema che... Se mi posso permettere, permettere... L'associazione di vostra moglie non è autorizzata dal ministero, per questo non abbiamo diritto al beneficio fiscale. Non ho capito l'ultima parte, non abbiamo... Diritto al beneficio fiscale. Silvana, come non abbiamo diritto al beneficio fiscale? Vabbè, la beneficenza, l'importante è farla, no? A chi va, va. L'hai detto tu. Vabbè, forse. Facciamo st'altro assegno, comunque ti considero personalmente responsabile. State tranquillo, dottore, con questo andiamo a pari, 4.000 avete versato e 4.000 risparmiate, quanto fa? Fa che da domani mattina vieni un'ora prima a lavorare, ecco quanto fa. E comunque permettetemi di ringraziarvi a nome della Onlus, ricostruire e tornare a vivere.
Tanto questi soldi laggiù valgono 20 volte tanto. Sì, sì. Ricostruire e tornare a vivere? Sì, sono i 2000 euro che poi vostro marito è costretto a riversare per 10 gradi. Cosa sono costretto? Sì, da riversare che cosa? Io ero già deciso ad aiutare questa Ollus qua, ancora prima che tu mi facessi cambiare idea. Ho capito, ma addirittura 4000 euro. Ah, tesoro, vedi, con questa storia la beneficenza, i poveri, voglio dire, è come se avessi cominciato a scoprire qualcosa di me, un lato di me che ancora non conoscevo. Mi sento come se per la prima volta nella mia vita io fossi utile a qualcun altro. Sì, lo so, è la stessa cosa che ho pensato io quando ti ho incontrato, amore. Stai a ridere? No, si deve filmare.